Abbiamo descritto questo modello cinese, adesso entriamo nel dettaglio di che cosa sono le orbite. E per spiegare le orbite in un linguaggio moderno senza ricorrere a termini complicati come sono quelli cinesi antichi, vi devo spiegare che cos'è il clan. Perché le orbite sono la rappresentazione del clan dentro il nostro corpo. La razza umana si è organizzata in clan e ancora oggi, nonostante che siamo così tanti, all'interno del tanti siamo sempre riuniti in clan. E il clan è la rappresentazione fuori di come funzionano i nostri organi dentro. Abbiamo cosiddette orbite funzionali, ognuna per una fase evolutiva, e i meridiani. E qui dobbiamo subito fare una chiarezza, perché il cinese usa la stessa parola e per il nostro cervello è un problema. Cioè chiama fegato l'organo, l'orbita e il meridiano, ma sono tre cose diverse. Medicina tradizionale cinese e medicina convenzionale possono usare la stessa parola per definire cose che tra loro sono dissimili, dunque dobbiamo essere molto cauti nel capire di che cosa stiamo parlando. Il polmone per noi in Occidente è quella roba lì, il tessuto, quell'organo. Per i cinesi il polmone è un insieme di tessuti tra cui compare il polmone. Nel polmone troviamo anche l'intestino grasso, troviamo anche la pelle. È un'orbita, un insieme di... nella teoria dei sistemi ci sono gli insiemi. Dunque, per i cinesi il polmone è un insieme di tessuti. Per noi il polmone è soltanto il polmone. Infine, per i cinesi, il polmone può essere quella strada di connettivo che vi ho descritto ieri, che è correlata all'orbita. Dunque il polmone può essere un organo, può essere un'orbita, può essere un meridiano. Dobbiamo aggiungere una seconda parola. Quando parliamo fra di noi per capirci dobbiamo dire polmone organo, polmone orbita o polmone meridiano. C'è un tessuto, c'è un'appartenenza di quel tessuto ad un gruppo e c'è un tessuto connettivale del gruppo. Dunque le orbite sono 12, ce ne sono 6 attive e 6 istruttive, quelle attive sono quelle che vedete in alto, vescica capigliare, triglice riscaldatore, intestino tenue, stomaco, intestino grasso e vescica urinaria. Sotto, gemellate, accoppiate come moglie e marito, trovate le istruttive, fegato, cuore, pericardio, milza pancreas, polmone e rene. Insieme formano un sistema 12. Ognuna di queste 12 ha una sua strada di connettivo sulla pelle. Tutte e 12 le strade di connettivo coprono l'intera superficie del corpo. I meridiani li abbiamo visti. Dunque, ricapitoliamo. 12 orbite, ognuna accoppiata, quindi ogni orbita ha una parte istruttiva e una parte attiva. E 12 meridiani. E questi si interfacciano attraverso la pelle con l'ambiente. E adesso parliamo di che cos'è un clan e poi mettiamo queste due cose insieme per capirle meglio che ci dicono i cinesi. Le strategie elaborate dai nostri antenati nel clan sono coerenti con i rapporti fra organi. Un cacciatore ha relazione con l'orbita fegato. Le strategie biologiche elaborate dai nostri antenati governano pertanto anche il funzionamento della tavola delle omotossicosi. Un volo eccessivo di omotossine, abbiamo visto ieri, impegna i tessuti in una malattia, ma sono i tessuti più forti che si possono ammalare. Questi tessuti che noi abbiamo definito in insieme all'interno di un'orbita sono da rapportare a una delle 5 funzioni fondamentali nel clan. Fegato e vescica biliare sono i tessuti che servono al cacciatore. Cuore, pericardio, intestino tenue e triplice riscaldatore sono i tessuti che servono allo sciamano. Milza, pancreas e stomaco sono i tessuti che servono al raccoglitore. Polmone e intestino grasso sono i tessuti che servono per la tutela del nido. Rene e vescica urinaria sono i tessuti che servono al costruttore. Dunque le 5 funzioni fondamentali nel clan: cacciatore, sciamano, raccoglitore, tutela del nido e costruttore, sono
sono tutte con preferenza su alcuni tessuti piuttosto che altri, cioè necessitano per essere esercitate che quei tessuti lì siano buoni. Aspetta, qualcosa di questi rappresentanti, cioè, nel filmato che potete poi scaricare ci saranno le slide visibili. Verrà linkato sul sito di Genesis, immagino, e quindi dal sito di Genesis ve lo potete scaricare. Allora, scivolamenti sintetico-induttivi sarebbe: esercitiamo il nostro cervello destro nel fare questo lavoro. L'unicellulare nel suo ambiente è la stessa cosa dei tessuti nel corpo. Una cellula nell'acqua, l'acqua è l'ambiente, la cellula è lei. È la stessa cosa di un organo all'interno di un corpo. Il corpo è l'ambiente, l'organo è come l'unicellulare nel brodo. Ma anche l'essere umano insieme agli altri. Se io sto qui, voi siete il mio ambiente. Dunque il mio comportamento con voi è come il comportamento di un mio organo con gli altri. Questa è la sintesi induttiva. Questa è la potenza del cervello umano. Allora, vediamolo in questa immagine, l'unicellulare e l'ambiente, come gli organi fra di loro, come gli uomini fra di loro. Non c'è nessun nesso di causa-effetto, sono nessi di analogia. Vediamo adesso la struttura del clan. Gli ominidi, dai quali noi discendiamo, nella lotta per la sopravvivenza, hanno utilizzato una organizzazione sociale che ha preso il nome in antropologia del clan. Siamo organizzati in clan. Il clan si basa sulla specializzazione delle funzioni e questa specializzazione è coerente con le convenzioni di valore della tradizione cinese. In buone parole, facciamo finta di stare 2 milioni di anni fa in Africa centrale, siamo 25. Ma non conviene che in 25 la mattina ci alziamo e corriamo appresso a una selvaggina. Conviene che quelli di noi che hanno buona muscolatura vadano a correre appresso alla selvaggina. Altri di noi che sanno fare un'altra funzione si dedicheranno a quella, perché in questo modo risparmiamo energie. E se risparmiamo energie miglioriamo la nostra sopravvivenza. Dunque il clan null'altro è che distribuiamo i conti. E chi fa bene una cosa la farà e la mette a disposizione dell'altro. La prima suddivisione è tra funzioni attive e funzioni istruttive. E vediamo che nell'attivo ci sta attività, territorio, dominanza, offesa e prendere. Nello istruttivo ci sta tutela del nido, cooperazione, difesa e dare. Dunque se qualcuno di noi va fuori a cercare la selvaggina, altri di noi restano nel nido e lo difendono. Quando vedete scritto di nuovo femminile istruttivo, non pensate a genitali, perché una donna prende la lancia e corre appresso alla selvaggina in ugual misura come un uomo può stare nel nido con lo scudo a proteggere i cuccioli. Non c'è una differenza di genitali, c'è una differenza nell'attitudine mentale a svolgere una funzione per gli altri, il comportamento. Però c'è comunque un codice. Ah certo, una volta che tu hai assunto un ruolo, generalmente poi quello tendi a fare nel clan attraverso dei segnali che dai agli altri. Sì, però tipo l'uomo e la donna in teoria vengono non vuole sentire. No, magari quello lo facciamo in un altro corso, gli accoppiamenti tra i vari sessi, perché i sessi sono 4, non sono 2 come dici tu. Interessante. Ma è un discorso lunghissimo, facciamo in un altro punto. Ok, va bene, poi veniamo pure all'altro. Ma sì, casomeno facciamo stasera il domani. No, lo facciamo domani. Ho bisogno però... a casa un po' più prendo la bagnetta magari per farlo. Grazie. Allora, l'efficienza energetica nel clan
permette la crescita di coscienza e statura. Cioè, quando noi 20 andassimo a suddividere le nostre funzioni e dunque risparmiamo energia invece di consumarla, l'energia è disponibile per la crescita del clan, ma anche per la crescita dell'individuo. E questo ha fatto sì che l'australopiteco, quello lì tutto a sinistra, possa nel giro di 2 milioni di anni, che è brevissimo, diventare il cromagnon e quest'altro di qua. È una crescita di volume cerebrale e uno dispendio energetico enorme, che era possibile solo perché a un certo punto tutta questa energia è stata disponibile. L'organizzazione, dunque, ha permesso tutti quei cambiamenti che hanno caratterizzato lo sviluppo umano, che a livello morfologico sono riassumibili in due punti fondamentali: arretramento del morso e aumento della capacità cranica. Questo è un australopiteco africano. Guardate quanto è grossa la mascella e quanto è piccolo il cervello. Si dice circa 800 centimetri cubi, mentre oggi un sapiens ne ha 5.400. Diciamo che era molto simile a noi, ma era molto, molto forte qui sotto, un morso possente e molto fragile di intelletto. Il morso enorme e la calotta cranica modesta. Adesso questo è un cromagnolo, 60.000 anni fa. Guardate che è successo, il cervello si è espanso tanto, il morso è arretrato. Peraltro il processo di arretramento del morso ha consentito la fonazione, l'emissione di suoni complessi. Dal momento che io non dovevo più usare il morso per la lotta, ho iniziato a usare lo stesso strumento per la comunicazione. Solo arretrando il morso si sono potuti sistemare gli organi nel punto giusto per poter fare un'emissione di suoni complicata che ha dato luogo al linguaggio. Dunque, attraverso lo studio dei crani, l'antropologo riesce a datare su per giù l'epoca in cui quell'individuo ha vissuto, a seconda di quanto sono grandi queste componenti. Adesso vi mostro delle ricostruzioni facciali da australopiteco fino a cromagnon. Voi vedete che l'arretramento del morso e lo sviluppo della calotta cranica dà luogo a una umanizzazione del volto. Noi vediamo molto più umano l'individuo a sinistra è molto meno vicino a noi questo a destra, perché questi due movimenti di morso e cranio rendono alla nostra percezione il volto umano. Con lo sviluppo cranico ovviamente arrivano delle facoltà in più, tra cui anche quella della sintesi intuitiva, il linguaggio verbale e il linguaggio immaginativo. Queste sono pitture rupestri, vedete la raffinatezza di una pittura in un'epoca in cui non si presume che non ci fossero, si presume che non ci fossero conoscenze, perché poi pure lì arrivano contraddizioni. Allo sviluppo umano del sistema nervoso corrisponde anche l'acquisizione di una manualità complessa. Il cervello si gonfia, ma non si gonfia dappertutto, si gonfia di più su ciò che è la mano. L'evoluzione e l'organizzazione per clan dunque evidenziano rapporti con le convenzioni di valore. Il cacciatore è fegato, lo sciamano è fuoco, il raccoglitore è terra, la tutela del nido è metallo e il costruttore è acqua, secondo la logica o analogica che vi ho mostrato prima. A che cosa serve la funzione del cacciatore? Alla proiezione. Vado fuori, il cacciatore è quello che dice: che c'è laggiù? Magari c'è qualcosa da mangiare, un territorio nuovo, lo vado a prendere. Lo sciamano va in trascendenza, non gliene frega niente che c'è laggiù o che c'è qua, lo sciamano va là, oltre. Il raccoglitore gli interessa acquisire. C'è una mela? La prendo. Questo è la tutela del nido, gli interessa dentro, chiude il nido a protezione del discendente. La lotta in biologia è anche conservare la discendenza, perché la discendenza è la preda migliore per il predatore, perché non si difende la discendenza.
Dunque qualcuno di noi, nella ipotesi che vi ho appena fatto, rimarrebbe coi cuccioli a difenderli dalle aggressioni quotidiane, interminabili dei predatori di cuccioli. E qualcuno di noi fa di quella difesa lo scopo della vita. Lì troviamo, visto che siamo in Genesis, il nostro polmone, perché prende l'aria e la mette dentro. Così come prende i cuccioli, è come se li rimettesse dentro di sé per proteggerli meglio. E infine c'è il costruttore. Il costruttore è quello che dice: ammazza che bel sassetto, guarda che punta. E inizia con la selce a fare il coltello, la punta della lancia, ed è una rivoluzione tecnologica pazzesca, perché se io ho una tigre davanti e ho le mani nude è una cosa, ma se ho una bella lancia lunga con una punta di selce davanti, io posso colpire la tigre prima che mi viene addosso. È tecnologia questa. Qualcuno di noi nel clan ha visto un sasso per terra e invece di dire chi se ne frega ha detto: che bella cosa, fammi vedere un attimo. E poi ha preso un altro sasso e ha iniziato a fare creando la lama, che era utile per tagliare le pelli, per tagliare le carni, ma anche per preparare strumenti di difesa o di attacco. E poi a forza di far così, a un certo punto, ma perché è la scintilla, è la tecnologia del fuoco, una rivoluzione nel Pleistocene, una rivoluzione, ma il computer non ha fatto neanche lontanamente quello che ha fatto il fuoco nella storia umana. Ok, adesso vi mostro delle foto, in modo che vi rimani impregnata l'immagine, l'analogia. Questo è un volto di cacciatore. Peraltro in tutte le culture, indipendentemente dall'epoca, dalla datazione, il cacciatore è portatore di tatuaggio striato, come è depositario nella sua orbita della struttura muscolare, i muscoli sono striati, tutti i tatuaggi del cacciatore hanno una similitudine con questo che vedete qua. Il Marines prende il lucido da scarpe e fa così, trac. Ma i Maori fanno la stessa cosa. Poi andate a vedere i cacciatori, il cacciatore indiano. Tutti i cacciatori hanno forme pittoriche sulla cute che ricordano la striatura della muscolatura, perché per questo soggetto è importante avere una possente muscolatura che deve correre appresso a un cervo o deve scappare da qualcuno, da un leone. Okay, questo è lo sciamano. Lo sciamano, guardatelo bene, è uno sguardo dolce. Uno sciamano non concepisce la differenza tra lui e l'altro. È in omeostasi emotiva, mentale. Non c'è differenza, siamo tutti uno. Appena un clan conquista l'altro, e purtroppo la storia umana ha iniziato rapidamente a diventare lotta fra clan, processo che non è affatto concluso, appena gli uomini hanno iniziato a combattersi fra clan, questo è il primo da far fuori. E al posto di questo si mette un cacciatore. E tutti i capi religiosi non sono sciamani, sono cacciatori. E dicono: noi e loro. Uno sciamano non può manco concepire la differenza tra noi e loro. Per uno sciamano siamo tutti uniti. Questo è un raccoglitore. Questo ovviamente vede una pianta e per lui è vita, è la vita che gli comunica la possibilità di nutrimento, di sostentamento, la possibilità di valorizzare un territorio. Mentre il cacciatore va lontano lontano, il raccoglitore dice: stiamo qui perché io qui poi aro e raccolgo. E lì c'è un grande conflitto nella notte dei tempi tra la cultura nomade del cacciatore e la cultura stanziale del raccoglitore. Alla fine vincerà il raccoglitore in questo conflitto. I nomadi sono rimasti molto pochi sul pianeta, siamo quasi tutti stanziali. La tutela del nido, questa è una donna, ma insomma è soltanto un caso. La tutela del nido la può fare un uomo o una donna nella stessa modalità. Anche per tutte le funzioni possono essere agenitali maschili o agenitali femminili.
tutte le funzioni dell'uomo, incluso lo sciamano. E questo è il costruttore, quello, cioè quello che costruisce la palafitta, quello che dice scusa ma perché io dovevo dormire fuori, c'è un buco nella roccia, ci mettiamo là dentro, è più facile difenderlo. Questo è il ragionamento del costruttore che inizia a edificare una protezione per la notte. Essendo noi prede, il momento più difficile è la notte, soprattutto perché siamo prede del grande felino e il felino caccia di notte. Dunque, mettersi all'interno di una struttura di legno chiusa, all'interno di una grotta che posso chiudere, ma rappresenta una tecnologia incredibile che ha protetto la vita stessa e lo dobbiamo a questo signore, il costruttore. Mi sono persa. Cioè, il costruttore è tecnologico. E quindi l'idea è acqua. È quello che nel clan trova le soluzioni tecnologiche, la selce, il fuoco, l'edificazione nel nido, la concia delle pelli, la lavorazione del cibo, la sopravvivenza attraverso strumenti tecnici. È logico. Era logico, sì. Sì, questo è il più razionale. Sì, questo è il più razionale di tutti. Da qui deriva poi scienza, che è paura resa concreta. La scienza che noi abbiamo è paura resa soluzione concreta. Ok, qui avete una tabella in cui questo che vi ho mostrato viene riassunto, cioè il cacciatore, lo sciamano, il raccoglitore, la tutela del nido, il costruttore si dedicano a alcuni aspetti particolari. Il cacciatore vede più il territorio, lo sciamano vede più lo spirituale, il raccoglitore l'acquisizione, il nido vede più il mondo interiore e il costruttore è quello tecnologico. Se lo prendiamo in verbi, il cacciatore prende, lo sciamano partecipa, il raccoglitore cresce, il nido dà e il costruttore costruisce e edifica. Oppure, il cacciatore è in dominanza, lo sciamano è mistico, il raccoglitore è in armonia, il nido fa l'accettazione e il costruttore soffoca di materia. I cinesi, che avevano il dono della sintesi, hanno prima legno, fuoco, terra, metallo e acqua, ma in realtà dentro quella parola ci sono raccolti tutti i significati che vi ho appena esteso. Scusa, ma noi quindi siamo tutto questo? Sì. Ci abbiamo dentro tutti una parte raccoglitore, una parte sciamanica, una parte, però abbiamo talento per una, le abbiamo tutti tutte, ma il nostro talento è una di queste. Se vivi il tuo talento, hai pochi conflitti. Se per caso dai retta a mamma a papà e fai un'altra cosa, è una vita di tormento. Però è nel momento in cui non siamo in equilibrio che facilmente finisci a fare una funzione. Si blocca una parte e tutte le altre ovviamente. Se tu non fai la tua vocazione, arrivi a fare la malattia fisica. Se non segui le tue vocazioni. Hai dei doni e la tua vita ti chiede di esprimerli e tu dici domani, poi a un certo punto della vita vai davanti allo specchio e cioè, ma domani quando è che io faccio la realizzazione del talento che ho ricevuto in voi? Torniamo a quello specchio di cui abbiamo parlato ieri, col quale è importante discutere quotidianamente. Allora, tutta questa storia, stiamo 2 milioni d'anni fa, 4 milioni d'anni fa, adesso scivoliamo nel 2016. Dov'è che possiamo ricostruire questi aspetti nel 2016? Ma il cacciatore spesso diventa questa roba qua. Voi dovete comporre il seduttore. Perché? Perché secondo la biologia, la logica è che il più forte trasmette il seme. Dunque il cacciatore ha diritto ad accoppiamento con tutte le femmine. C'ha una logica in biologia questo, in modo che si propaga la genetica del più forte. Ok, il cacciatore dentro uno del 2016, siamo 7 miliardi, non ci dobbiamo più moltiplicare, però la logica rimane una compulsione che tutte sono sue. È programmato che tutte le femmine del clan sono sue.
cacciatore è anche quello che dice quello è mio e basta, lo prende con violenza. Il cacciatore è anche questo, questo è entrato dentro il fuoco, ha tirato fuori la vecchia, la vecchia dice mannaggia è rimasto il niscio. Rientra, sì. Ma voi vi rendete conto quando tu gli chiedi perché l'hai fatto, dici io non potevo diversamente. È l'azione. Se non so se vi ricordate il Costia Concord, l'idrologia vi ho reggio questo. Il primo giorno uno di questi l'hanno messo su un elicottero, scendeva con la fune, acchiappava uno, li tirava su. Hanno dovuto legare perché riscendevano, sapete la fatica che è andare a prendere una e ritirarlo su, non smetteva più, hanno dovuto fermare, era diventato pazzo, scendeva e riprendeva, non poteva smettere. Questo è il cuore del cacciatore, non pensate al cacciatore, a una persona cattiva, è uno che se il clan è in pericolo, finché c'ha un alito d'ossigeno continua, continua, continua. Questo ovviamente nel 2016 diventano mestieri dove noi non avremo il coraggio di entrare e loro non possono far di meno che entrare. Questo è il talento. È la vita. È la vita, è il suo talento. Lui se salva, si realizza. Ma che dottore? Beh, è un po' diverso. È un po' diverso. Il dottore è più vicino allo sciamano. È un po' diverso. Dov'è? Il guaritore è lo sciamano. Sì. Il cacciatore è anche il capopopolo, il leader, e anche il soldato, perché uno dei compiti del cacciatore originariamente è andare a prendere nuovi territori per dare calorie al clan. Quando si esaurivano i territori in cui era allocato il clan, si andava un po' più lontano, quindi andare a prendere nuovi territori militarmente è uno dei compiti del cacciatore. Il cacciatore è anche questo, c'è un buco nella terra e c'è uno che sente l'impulso irresistibile andare a vedere che c'è dentro. Ma che te importa? Ma quello non può diversamente. Il suo talento è scoprire un nuovo territorio, entrare in un buco in cui non c'era entrato nessuno e scoprire che là dentro ci sta un posto bellissimo e farlo vedere agli altri. Si deve scoprire il nuovo. Il cacciatore scopre il nuovo. Astronauta. L'estremo astronauta. Ovviamente, sì. Il capo militare. Il cacciatore è anche questo. Siccome il cacciatore viene a qualificarsi attraverso la struttura osteomuscolare, tutti gli sport con la competizione fisica, dalla boxe in poi, c'è un po' d'anima del cacciatore. Il capo dei cacciatori, l'alfa dominante, era quello che in duello riusciva a sconfiggere tutti gli altri. Noi non abbiamo più la selezione della classe dirigente attraverso la box, però abbiamo la box, cioè alcuni di noi trovano talento nell'espressione fisica del contrasto, del conflitto. Questo è uno sciamano, di nuovo guardate lo sguardo, perché non è lo sguardo di nessun capo religioso questo. È buono. Soltanto dallo sguardo vedete bontà. Questo, se per caso si trova in mezzo a un conflitto fra clan, è il primo che tira le cuore. Muore, viene subito assassinato perché si destruttura l'identità del clan rivale. Se tu uccidi lo sciamano del clan, il clan si disgrega. Dunque è proprio una tecnica bellica. Uccidi lo sciamano, uccidi il cuore del clan e poi io lo assimilo e lo faccio diventare mio. Lo sciamano è questo anche, ne abbiamo sterminati tutti sul pianeta. Una delle ultime civiltà che abbiamo distrutto, che è una civiltà avanzatissima, non primitiva, è quella dei nativi americani. La cultura inaudita, abbiamo proprio sterminati di brutto, ed è 100 anni fa, 150 anni fa, non è tanto. Oggi stiamo sterminando il Tibet per la stessa identica ragione, perché è l'ultimo posto al mondo dove c'è qualche sciamano. Ma certo questo qui non gli puoi dire fammi la pubblicità della Coca-Cola. Lo sciamano è anche questo, il medico, quello
più ipocondriaco di tutti. Non quello che nasconde la sua ipocondria nella professione. Lo sciamano è quel medico che sente. E dal momento che sente, soffre. Quindi il cantatore è io faccio e questo io so, io sento. Sì. Sì, percepisce il dolore dell'altro. E dunque, siccome l'altro è lui, è sempre addolorato. Lo sciamano anche questo. Sì, la percezione, il paranormale, il desiderio dei poteri che diventano nel nostro mondo moderno non la ricerca del Dio, ma diventa la ricerca dell'alieno. Forse è la stessa cosa. Ciò non toglie che nel linguaggio 2016, se tu vuoi andare al sovrannaturale, non è che ti aspetti un signore con un carro alato, forse ti aspetti una tecnologia che scende. Ma dietro l'immaginazione che scenda una tecnologia, c'è il desiderio innato dello sciamano di guardare in alto. Nello sciamano troviamo anche tutto il paranormale. Il desiderio di levitazione, il desiderio di uscire dal corpo, di andare fuori, aiutare qualcuno e poi tornare al corpo. Di Padre Pio si diceva che andava a aiutare persone e poi tornava, non col corpo, col corpo astrale. Questo Padre Pio è uno sciamano, San Francesco è uno sciamano, poi dopo viene inglobato in un sistema religioso, ma la caratteristica di poter uscire dal corpo, perché tu laggiù stai male e io ti voglio bene, io esco dal corpo, ti vengo a dare l'aiuto e torno indietro. Ma questa è la capacità sciamanica. Gesù è un sciamano. Sì. Penso un esempio estremo, anche noi tu hai un sciamano in realtà. Fare bene, un pochino è dentro tutti di noi. Certo. Lo sciamano è anche questo. La richiesta dei superpoteri diventa il supereroe. Ma dietro l'immaginazione che c'è Superman, c'è l'idea di un potere alto. Lo sciamano anche questo. Vi faccio vedere tutti gli oscivolamenti, così esercitiamo il cervello. Ma se non ci arrivo con le mie forze spirituali, un funghetto mi aiuterà? In Balsenales, sul Similaun, hanno trovato l'uomo, un uomo dell'età del bronzo, che era andato per aria, parla con Dio e lì, mentre parla, si fa due funghetti, si addormenta e 7.000 anni dopo lo ritrovano quando si scongela il ghiacciaio. Si dice che è uno sciamano, aveva una saccoccetta con dentro i funghi. Dunque, da quando esiste il misticismo e lo sciamano, c'è, se volete, l'equivoco chimico. Laddove non arrivo con la mia capacità spirituale, un po' di chimica può fare la differenza, è un grandissimo equivoco e arriva fino all'eroina o all'LSD, cioè l'idea che la spiritualità possa essere stimolata un pochetto con un aiutino. Con l'ayahuasca. Il raccoglitore. Il raccoglitore è quello che ovviamente la prima volta trova la mela, la raccoglie e dice che è bello. È buona, è gratis, e la mangia e la offre agli altri. Dopodiché, a forza di raccogliere la mela, capisce che la mela può essere coltivata, quindi dà luogo al fenomeno dell'agricoltura. Si contrasta col cacciatore anche perché invece di correre, il cacciatore ama, corre appresso all'animale e prenderlo con l'arco. Il raccoglitore inizia a dire: scusa, faccio un recinto, ne metto due qua, piano piano li cresciamo, che corri. Cioè c'è questo contrasto fortissimo tra raccoglitore e cacciatore, entrambi concorrono a fornire calorie al clan e in questa concorrenza sono tra loro in competizione. Vincerà tra i due il raccoglitore e il cacciatore, anche perché la caccia è difficile, perché tu devi cambiare sempre il territorio, il che vuol dire che sei costretto al nomadismo, ma finché tu hai una tenda, il nomadismo lo accetti.
ma nel momento che il costruttore ti edifica una bellissima palafitta e ci ha impiegato 5 anni a costruirla, il cacciatore ti dice andiamo via perché non trovo la caccia, il clan ti dice vai tu perché qui non ci muoviamo più. Dunque il conflitto tra raccoglitore e cacciatore verrà vinto nella notte dei tempi dal raccoglitore, anche perché il costruttore inizia a fare tecnologie non più amovibili, non più trasportabili. Un nomade deve avere una tenda, la carica sul cavallo e va via. Ma quando tu inizi a avere edifici, non puoi più fare facilmente il nomadismo. Dunque, è vero che vince il raccoglitore, fa l'allevamento, quindi mangerà anche carne, ma è carne allevata e non è carne cacciata. Tu finora non hai fatto, hai precisato riguardo ai sessi, no? Non hai mai fatto un parallelo tra il legno, il cacciatore l'uomo. Questa è terra. Ok, quindi però il parallelo tra femmina. Maschio e femmina. No, questo è maschio o femmina. Ecco, questa cosa è. Perché tu non puoi immaginare di raccogliere bene le mele. Sì, però comunque cioè comunque la terra è la madre, è la femmina, sì, è lo stato. Ci saranno tante femmine che raccolgono e ci saranno, se parliamo di genitali, ci saranno tante femmine che raccolgono e tanti maschi che raccolgono. Non si raccoglie con i genitali, si raccoglie con col talento a raccogliere. Sì, però voglio dire, tra un cacciatore, voglio dire, lo stesso utero e lo spermatozoo, cioè comunque sono. Cioè uno è terra, è contenitore, è stasi, no. L'utero è il cacciatore. L'utero è va via, va fuori. Immagina il parto, è una contrazione enorme e mandi fuori 3 kg di vita nuova. È un muscolo, l'utero, è un muscolo. Il parto è un atto eroico, è un atto forte. Siamo è un atto dove la nuova vita esce da te, ci vuole la capacità di proiezione del cacciatore per farlo di nuovo. La tutela è un'altra cosa, la tutela del nido, già partorito e io ti do un abbraccio protettivo, ti nutro, ti cresco, ma l'atto del parto è un atto di una forza. Sì, non te devo fare. Comunque tutte queste figurazioni, tutte queste funzioni nel clan possono essere sia maschili che femminili. I raccoglitori anche questo. Io ho una compagna di vita che possiede 230 paglie di scarpe. Io mi muovo per seminari in giro, quando ho finito di fare un seminario, capace che giriamo per il centro e ci fermiamo davanti a un negozio di scarpe. Lei guarda la vetrina e dice, forse mi serve un paio di scarpe. È un raccoglitore, non è necessaria la scarpa, lei la prende e la porta a casa, così come tu fai con la mela, lei raccoglie scarpe, un altro raccoglie i francobolli, un altro raccoglie strumenti musicali, qualcuno raccoglierà la sua collezione, il raccoglitore prende e porta a casa, non si sa mai. Questo è anche il raccoglitore, sta sull'emifase, okay. Ci sono 40 esterici con lo strumento, ognuno pensa di essere il primo tra gli altri, sono io più bravo. E questo li mette tutti d'accordo e fa suonare insieme, la funzione terma, armonizza 40 prime donne, anche questo è un raccoglitore, il naso, il profumiere, quello miscela gli aromi fino a produrre un'armonia perfetta che tutti vogliono sentire quell'odore lì, ma per mettere insieme quelle differenze e fare il più bello dei profumi ci vuole un senso armonico che solo l'uomo terra può avere. Dietro però c'è una foto dello sciamano. Tu lo vedi? Dietro. Ah beh sì, lui c'ha una foto dello sciamano. Ma quindi anche il ricercatore potrebbe essere. No, quello è più costruttore. Ah, ok. Questo è un raccoglitore. Prendo i sapori, li metto insieme e ti faccio una cosa buonissima, di un'altissima palabilità. Metto insieme differenze e faccio il buono. Perché è un musicista? Eh sì.
metto insieme movimenti disarmonici e creo una figura. Allora anche il poeta, anche il pittore? Sì, il liutaio. Ci sono 88 tasti, ognuno va come gli pare, e quello ta 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 ta. Dopo suonano tutti in armonia, mette d'accordo 88 differenze. Il terra mette sempre in equilibrio. Tutela del nido. Beh, ovviamente la cosa più semplice è tutte le volte che una madre abbraccia, protegge, cresce la discendenza. Ma anche questa è tutela del nido. Quando quelli tra noi medici, invece di scegliere di fare radiologo o invece di scegliere di fare l'oncologo, dico ma io vorrei star lì. Quando nasce io sento il talento mio e sta lì quando nasce a proteggere. Anche questo. Tutte le volte che io fisso un'immagine, la porto dentro la camera, è come respirare. Quella telecamera lì è un polmone. Prende le immagini qui, le porta dentro. Questa è un'analogia. Questa è una tutela del nido, l'architetto dell'interno. Quello dice sposta sta sedia, sposta quella sedia, mettevi una cosa, sono tre stupidaggini, ma è più bello. Ma dopo è più bello. La tutela del nido, sì, è anche l'atto del respirare quando è positivo. E quando è negativo è l'atto di fumare, pure quello prendo una cosa e la porto dentro, ma mentre qui porto l'aria, qui porto il veleno, ma è sempre una cosa da fuori, la prendo e la metto dentro. Anche questa è tutela del nido. Ci sono 12 stupidi in pantaloni corti. Per 11, io non intendo di calcio, ma vedi, 11 stupidi in pantaloni corti che vogliono mettere la palla dentro la rete. E quello è lo scudo che fermerà quel tentativo. Questo, anche se maschio, nella struttura mentale ha un comportamento di tutela del nido, ha un comportamento femminile, proteggere la vita. Allora vedi che quello che diceva lei è femminile. La testa è femminile nel portiere. Però il comportamento, cioè quello che... È vero che tutto è maschile, tutto è femminile, sì, siamo tutto è ovvio, no? Però ci sono delle ruoli, non è delle ruoli, delle parti che si fanno. Ma questa potrebbe essere anche una portiera. Sono dei comportamenti. No, non è quello. Ma ci sono anche all'interno di un nucleo familiare dei ruoli, ci sono, è la parola ruolo, non è no, tu non è vero. Non parlo di ruoli. Guarda, tutti hanno il dono che hanno, indipendentemente dalla cultura in cui viviamo. Forse statisticamente c'è più tendenza. No, proprio per natura ci sono. Sì, io lo chiamo talento, tu lo chiami natura. Ognuno di noi nasce con il dono dei talenti. Nel talento di una certa persona c'è proteggere, nel talento di un'altra persona c'è cacciare. Quindi non c'è distinzione tra il maschile e il femminile mai? Come genitali? Mai. C'è una distinzione. I genitali sono un tessuto anatomico, un organo. Il cervello è il comportamento, quindi io posso avere genitali maschili e fare la tutela del nido o genitali femminili e fare la tutela del nido. Sono attitudini, cioè quindi un figlio che nasce può avere, cioè, no voglio capire, sì. No, oppure lo chiedo dopo, no non lo so, c'è cioè un figlio, nasce con un figlio, no? Sì. No, sì, io sono un figlio. Sì. E nasco e ho i miei genitori che sono dentro di me, no? Sì. Sono i miei polmoni, sono i miei, dentro di me, ma fuori li ho, mi relaziono, no? Con il mio maschile e il mio femminile, no? Genitale. Certo, che sono dentro di me, ma ce li ho anche fuori. Allora, però quello che io, la direzione che ho verso un padre e l'emozione che ho verso quel padre, quello che mi torna indietro, ha una certa modalità e una certa direzione, cioè, è, non so, sì. E la madre, quindi esiste un ruolo, tra virgolette. C'è il codice. Il ruolo c'è. Un codice. Io lo chiamo il comportamento. Sì, però tu dici che è un talento personale, non è un talento di codici. Cioè, quella è la cosa che vuoi essere a capire. Femminile. Tu lo contempli un codice. Ognuno di noi è unico e ripetibile. E riceve dei doni. Se un padre fa la madre e la madre fa il padre, tu puoi ricevere qualsiasi degli altri doni possibili. Cioè, tu non devi essere ciò che sono loro. Puoi,
sì, però tu escludi il codice maschile, il codice. No, ti sto dicendo dove sta. Ti sto dicendo che sta nel sistema nervoso centrale, in quelle aree deputate a regolare i comportamenti. E quando tu hai quello che tu chiami il codice maschile, farai meglio certe cose. Sì, però ci sono delle cose che fanno parte. Sì. Cioè, nel senso, se una mamma, alla mamma riesce a fare meglio il babbo, e al babbo, e la figura maschile, solida, con relazione col sociale, con l'intraprendenza, con il cacciatore. No, ok, sto dicendo, se a una madre riesce meglio a livello innato fare quello rispetto al figlio, o il figlio percepisce quello della madre e il padre l'opposto, siamo in un equilibrio. Ok. Però per esempio io non avevo mai sentito come spiegazione, non avevo mai pensato che fare il portiere fosse la tutela del nido. Perché non usi la sintesi. Esatto, sì. Quindi magari ci sono delle situazioni che non avevo mai pensato che potesse essere una situazione che dà più per... Questo io lo chiamo il recupero del nostro cervello in sintesi, che ti permette di fare analogie invece di solo la relazione cosa-effetto. In effetti calza benissimo. Comunque però voi mi state facendo tutte domande sui quattro sessi. Fatemi finire questa cosa. Poi stasera parliamo dei quattro sessi. Ma anche dei cinque. No, su quattro. Allora, il costruttore. Il costruttore è quello tra di noi che se si rompe una cosa la ripara. Dio, non funziona la luce. Dentro ognuna delle nostre famiglie, se si rompe la lampadina, uno, il deputato, andrà a cambiare la lampadina. Ok? Quello dice, oddio, non serve più l'armadietto del bagno. Ce n'è uno che va a vedere perché. Quello è il costruttore. Andiamo all'idea. Mamma, che bel mobile. Costa poco, lo compra, arriva a casa e poi ci mettiamo. Cioè, non è proprio un mobile, è un cartone. Uno poi trova il coraggio e lo monta. Quello nel clan ha assunto il ruolo del costruttore. Il costruttore lo vedete nei bambini quando c'è un talento a fare certi tipi di giochi piuttosto che altri. Da adulto, uno che ha il talento del costruttore, poi noi in Italia abbiamo una ricchezza incredibile, diventano degli artigiani che ci apprezza tutto il mondo attraverso il lavoro minuto del legno o di altre tecnologie. Noi siamo stati produttori di arte in tutti i settori, sono tutti costruttori. Scusa, un costruttore è anche a voce del produttore, no? Cioè nel senso, per costruire... No, tu puoi avere talenti anche, siccome ognuno di noi ha tutte e cinque, poi in certi ambiti potresti miscelare alcuni aspetti. Questi sono, diciamo adesso, didattici, dopodiché è ovvio che esistono ibridazioni, però alla fine, nelle ibridazioni una cosa prevale ed è importante capirla perché ci farà star bene. Il costruttore è anche questo, il computer e tutto quello che ha portato. E non immaginate che riguardi un certo tipo di personaggio, in genere qui ci mettiamo un bambino bombardone che sta davanti al video tutto il giorno. Non è così, perché il computer affascina in modo indiscriminato tutte le fasce d'età, tutti i genitali, dipende se quella persona c'ha il talento. Il costruttore lo vediamo negli edifici. L'architetto. Avevamo detto prima che l'architetto dell'interno. Come la casa, l'interno della casa è istruttivo, l'esterno della casa interior design. Allora, questi sono tutti scivolamenti che abbiamo fatto, sono solo delle opportunità di esercitarci. Gli scivolamenti dal clan al mondo moderno sono rapporti analogici. Le strutture comportamentali coronate da successo sono ripetute a ogni livello successivo di evoluzione, senza evidenziare alcun nesso causale. Questa è una vignetta, è solo una battuta, ma è costruita attraverso scivolamenti. Non c'è nessun nesso causale tra un'immagine e la successiva. C'è la ripetizione analogica di un gesto. Non c'è nessun rapporto causa-effetto.
Le caratteristiche applicate dall'evoluzione per gli organismi pluricellulari organizzati in tessuti scivolano nell'organizzazione sociale tramite rapporti sintetici induttivi. Dunque le strategie coronate da successo sono rivedute a ogni livello organizzativo successivo, senza nesso causale alcuno. Il cacciatore nel clan ha un rapporto analogico con la funzione dell'orbita, fegato e vescica biliare. Lo sciamano nel clan ha un rapporto analogico con la funzione del cuore, del pericardio, dell'intestino tenue, del triplice riscaldatore. Il raccoglitore nel clan ha un rapporto analogico con la funzione delle orbite stomaco e mitra. Questo me lo prendo, è stomaco, l'acquisisco, l'acquisizione dello stomaco. La tutela del lido nel clan ha un rapporto analogico con la funzione delle orbite polmone e intestino grasso. E il costruttore nel clan ha un rapporto analogico con la funzione dell'orbita rene, vescica urinaria dell'organismo umano. Allora, ripetiamo, cacciatore, fegato, vescica biliare, sciamano, cuore, pericardio, intestino tenue, triplice riscaldatore, raccoglitore, milza, pancreas, stomaco, il nido, polmone, intestino grasso, rene, vescica urinaria e costruttore. Il comportamento dei tessuti sulla tavola e il comportamento sociale evidenziano un legame sintetico-induttivo. Esaminando il comportamento dei nostri progenitori nel clan, vediamo come si comportano i nostri organi tra loro. E qui vi faccio un piccolo escurso per farvi spiegare come si ammala una persona, qual è il tessuto che ammala. In ogni epoca sopravvivere ha comportato adattamento, e questo spesso con strategie anche molto ruvide. Adattarsi non è sempre una cosa semplice, è anche molto faticoso. Ma l'importante dell'adattamento è che consente di sopravvivere. In caso di pericolo è il più forte che provvede alla sopravvivenza del clan. E per capire questo concetto vi chiedo di mettervi in una situazione immaginifica. Siete in tre, nella savana, 2 milioni di anni fa. C'è un maschio, c'è una femmina, c'è un cucciolo. E basta, c'è manco un altro. E arriva una tigre che vuole mangiare. Qual è la strategia di sopravvivenza? Scappa. Manda verso la tigre. Chi? Il cacciatore. Perfetto. L'uomo va verso la tigre e dice a lei: scappa come puoi. È questo che perdo io. Esatto. No, perché potrebbe essere che quello lì è una donna e questo che scappa con la tigre. Però adesso tu hai detto codice. Allora siamo d'accordo. Tu lo chiami codice, io lo chiamo comportamento. Sono le allocazioni cerebrali che gestiscono il talento, l'attitudine a essere in un certo modo. Uno, quello dei due che è nel comportamento, nel codice più maschile, va contro la tigre e inizia a lottare concedendo il tempo di mettere in salvo la femmina e la discendenza. Un'altra strategia sarebbe perdente, perché se scappano tutte e tre, la tigre si mangia tutte e tre. Se tutte e tre vanno contro la tigre si mangia tutte e tre. Dunque l'unico modo di sopravvivere è sacrificare una parte per salvare il tutto. Così funziona la malattia. Così funziona l'organo malato, è quello che salva il tutto. Come funziona il clan, così funziona la malattia. Ok, questo è il predatore di uomini. Ma non è vero, questo è un cuccio. A parte che pure di questi mi sembra che sono rimasti 70 esemplari, ma non è proprio quello che dava la caccia a uomo, era quest'altro. L'abbiamo estinta. Immaginatela almeno 4 volte più grande, questa algarese è grossa come un dromedario, non come una lì. L'uomo veniva cacciato di notte, veniva preso per la testa col morso e portato ancora in stato cosciente dentro una grotta, dove era ammassato insieme ad altri cadaveri, parenti, viventi, e lì moriva d'agonia, sicché quando si sono fatti i ritrovamenti si è visto l'impronta sul cranio del morso della tigre cicatrizzata
Il che vuol dire che tu stavi in un mucchio con lo zio, col cognato, aspettavi che morivi perché quella avrebbe mangiato quando riteneva opportuno. Oh, okay, questo è dentro tutte le memorie di noi, divorato vivo. Sì. E quando un bambino dorme con la lucetta della chicco, vuol dire che per qualche motivo si è attivata la memoria di divorato vivo. Perché la luce? Che forza, perché una delle strategie di difesa è tenere il fuoco acceso, luce, da cui tutto il culto del fuoco, la vestale che non può spengere il fuoco. Tornate nell'Africa centrale, cioè avete un fuoco e la tigre aspetta che si spenge. Se si spenge è divorato vivo. E per un bambino che ha attivato le memorie di divorato, avere la luce chicco consente la tranquillità del sonno. Se si spenge la luce non può dormire. Esiste il fenomeno che si chiama pavor notturno. Il bambino ha proprio l'incubo. Spesso sono, tornano a contatto con quel tipo di dolore che è immenso. Anche aver paura. Evidentemente non si sente. Nel clan la punizione più grave era vai a dormire da solo, no? Noi siamo in 20, un fuoco al centro, uno di noi lo tiene acceso, gli altri dormono, a turno uno guarda il fuoco. Ma se uno di noi è cattivo, la punizione è più brutta, e diciamo, dove sei stato cattivo? Va a dormire. Escluso. Sì, escluso dal contesto che ti protegge. Escluso. Questo per dire che in coppia non esiste se ne è andato. È possibile, sono tutti mandati via. No. Non siamo programmati, non è possibile. Noi raccontiamo a volte delle storie, no? Quel partner se n'è andato via, ma quando mai nessuno se ne va via? Sono tutti mandati, l'ho messo nelle condizioni di andarsene via. Sì, sì. Perché non siamo programmati per andare a dormire da soli. L'unico che può dormire da solo è il super predatore, lo squalo. Quello che gliene frega, non c'ha nessuno sulla catena alimentare che si può. Dunque non gliene importa niente di rompere un contesto e di andare via, perché non se lo mangia nessuno, ma tutti gli altri. Noi siamo prede, quando veniamo a chiudere un rapporto e andiamo via, siamo mandati via. Poi nella storia può essere il contrario esatto, e sto parlando a livello animico, siamo tutti mandati via, non esiste vado via. Sì. A meno che qualcuno di noi abbia la caratteristica dello squalo, esiste pure quello, ma è un'eccezione, l'uomo squalo, la donna squalo. Allora, abbiamo appena detto che le strategie vincenti si trasmettono. Dunque, in caso di pericolo, è il più forte che salva il clan. È l'unico modo possibile di salvare la vita. Nella stessa situazione, tra gli organi, il più forte fa la malattia, creando la situazione allostatica che salva l'insieme. Il più forte provvede al clan in caso di pericolo, corrisponde all'organo che è scelto per fare la patologia. Il più forte tra gli organi e tessuti è impegnato dal sistema nervoso a rappresentare nella malattia una soluzione adattativa al conflitto. I comportamenti trasmessi dall'evoluzione non sono primitivi, ma sono validati dalla sopravvivenza. Se qualcosa di quanto vi ho esposto non avesse funzionato, si sarebbe estinta. Dunque, se arriva fino a oggi, vuol dire che applicandosi fai sopravvivere, altrimenti quella linea di comportamenti si sarebbe estinta. Dunque, posso fare una domanda? Adesso hai detto l'organo più forte viene scelto per fare la malattia, sì. Ok, ma l'organo più forte può essere l'organo più attivo in quel momento, cioè che è attraversato da quell'emozione lì, quindi è l'organo più quello che rappresenta una soluzione. Oh, okay. Se, piano piano nel pomeriggio ti rispondo, però ho bisogno di tempo, ho capito dove tu vuoi parare, ma se mi dai il tempo di finire proverai di nuovo. Il termine primitivo con cui noi trattiamo l'evoluzione o chi ci ha preceduto nell'evoluzione è un termine obsoleto che denota una scarsa comprensione di che cosa parliamo.
non sono mai primitivi i comportamenti che ci arrivano dagli ascendenti, sono validati dalla sopravvivenza, non c'è nulla di primitivo. Forse è più probabile che noi arretriamo, è più probabile che il contrario. Tanto per rappresentarvi questo concetto, vi mostro la sepoltura di un uomo di Neanderthal. I Neanderthal seppelliscono così, in posizione embrionale. Noi mettiamo in una cassa di zinco e in un fornito. Mo, secondo voi chi è evoluto? Neanderthal, per concepire questo rituale di sepoltura, deve avere l'idea che la morte e la nascita sono la stessa cosa. Chi è evoluto tra noi e Neanderthal? Secondo me sì. La sepoltura dei morti e la medicazione dei vivi vanno in parallelo. L'antropologo distingue scimmia da uomo, il passaggio, quando inizia la sepoltura dei morti. E quando inizia la sepoltura dei morti esiste il concetto di pietà, che è lo stesso che dà luogo al primo atto medico. L'incoscienza di chi siamo favorisce la malattia, mentre il riconoscimento delle nostre origini e di cosa portiamo dentro favorisce la guarigione, coerentemente alle tecniche paraomeopatiche. Quando andiamo a vedere allo specchio, dobbiamo vedere tra le tante cose anche l'australopiteco dal quale deriviamo e tutte le sofferenze che ha patito, perché quelle sono ingrammate dentro di noi e danno luogo a comportamenti che hanno una logica, non sono stupidi o primitivi.